apri e bella questo sole, questo mare ti fa cantare. Tutto mondo viene a Capri e nessuno se ne vanta. Carmelina pettrice di Capri, che colore ti fa sognare. Tutto mondo viene a Capri, posso cercare e portare dalla Francia e dall'America, in Giappone sa vanno portare, ma Carmelina è sta a Capri perché ha da vittare. Naturalmente è Carmelina Alberino, una delle pittrici naive più note, meglio conosciuta come Carmelina da Capri, dal nome dell'isola in cui è nata e dove vive. Mio figlio voleva dipingere, era piccolino, aveva 7 anni e aveva una passione sempre con questa pittura. Un giorno siamo passati per una vetrina e ha visto questa cassettina di pittura e gli è venuto proprio come una malattia e volevo quella cassettina di pittura. Ma io, a dirvi la verità, non avevi soldi per comprarlo. E mio fratello mi ha visto così, è andato nel cassetto, ha preso le 2700 lire e ha detto: "Dè, belle di zio, vai a comprare la pittura". È venuto a casa, ha aperto la cassettina di pittura e buttava pittura di qua e di là. Ho detto vicino a lui: "Pasquali, belle di mamma, vogliamo dipingere tutti e due?". Lui tutto felice: sì, mamma". Ci siamo messi vicino al tavolo, lui un lato e un altro là. Io mi sono copiato questa grotta azzurra e lui si copia di faraglioni. Quando ho finito questa grotta azzurra, l'ho guardato, ho detto: "Ma è veramente bello". Allora ho detto: "Mi posso guadagnare qualche cosa?". No, poi mi sono messo a fare i quadri sulla tela, perché dicevo: "Voglio vedere un po' sulla tela come si fanno questi, come vengono". E allora mi sono girato e voltato, ma non avevo le tele, i soldi per comprare le tele. Allora così ho preso tutte le lenzuole, le camicie da notte, ricamate, prendevi il ricamo, lo buttavo e mi prendevo tutti i pezzi di stoffa. In ogni modo abbiamo dormito per 4-5 mesi senza lenzuole, senza cuscino. Ma quella casa rossa cos'è? È la casa dove sono nata io, che è bellissima, lo vedi quanto è bella? Perché? Vedete quei due balconi sopra quell'arco, a destra? E lì mia sorella, quando io stavo vicino al mare, mi bagnavo i vestiti fino qua. Allora lei veniva, mi alzava con un braccio e mi dava tante botte, poi mi portava fuori al balcone, mi legava. Come mi legava, io mi slegava. Poi passavo fuori al cornicione, andavo dalla mia amica Birimbetta e scappavo un'altra volta. A quel punto lì c'erano dei scogli, adesso non ci sono più, e mi ficcava sotto. E quando aspettavo che lei se ne accorgeva che io non c'ero fuori al balcone. No, quando uscivo fuori, tutta spaventata, si faceva giù e vedere io dove stavo. E io da sotto ai scogli facevo: "Tetto!". Era bella la Marina Grande, perché eravamo tutti come fratelli e sorelle. Quando passava un dottore per Marina Grande, tutti spaventati. E dove va questo dottore? E dove va? Quando poi il dottore usciva da questa casa, allora tutti quanti noi andavamo in quella casa a vedere che era successo. E chi ci andava a prendere l'acqua, chi ci cucinava, chi
Allora eravamo felici, quando questa gente stavano bene. Poi un bel momento che è arrivato, che passava il dottore, e che ce ne importa, che ce ne importa, ma si cosa qua, ma si qua, proprio orribile. E a me questo mi faceva male. Che ho fatto? Sono andato allo studio, ho preso una bella dita, ho fatto l'arco di Noè, mi sono presa tutta l'isola e me ne sono scappato. E sull'isola mi sono messi io, mio figlio, mio marito, mio genero e mia nipote. E poi tutti giù, tutte le barche intorno all'arca di Noè. Quando diventano buoni, io li faccio salire. Da quel buco, quando diventeranno buoni, li faccio salire. Perché non mi piace come sono. Era bello quei tempi là, ci volevamo tutto bene come fratelli e sorelle. Adesso non mi piace proprio, vi dico la verità. È terribile. Il suo mondo non si è mai allontanato da quel territorio che lei, incantata, visita. Di Capri offre ogni angolo poetico e folcloristico, a volte giungendo a lambire un'inconsapevole surrealtà, trasformando la sua isola, come è accaduto, in una fantasiosa arca che naviga nel mare. Arca in cui si riconoscono le piazze, le chiese, la Marina Grande, le viuzze, il verde superstite, il faro e quanti altri elementi hanno fatto proprio di Capri luogo internazionalmente noto. Ma Carmelina è rimasta semplice donna di sempre, perciò solo personaggio. Un personaggio che crede ancora profondamente in quell'uomo che ha lasciato in mare e che presto farà salire su quella sua arca. L'uomo per il quale lei implorerà sempre la salvezza. Chissà che stanza che bella. Tu che ci hai sempre liberato, libera da questo mondo così cattivo. Aiutaci. E fa che tutti dormano in preghiera. Siamo stanzi mio bello. Aiutaci. Alla fine, farà salire sull'arca anche i cattivi? Sì, li farò salire senz'altro, perché poi io ci voglio bene a tutti quanti. Nelle Marche dobbiamo rammentare la presenza di alcuni artisti come Luigi Balducci, nato a San Severino, vicino a Macerata, nel 1923, il quale concepisce le sue visioni intagliate nel legno a tutto tondo, arrivando a volte a soluzioni totemiche, quasi recuperando inconsciamente motivi archetipi dell'arte negra e dunque configurando le sue visioni come pure masse compositive. Questa è una pianta secolare di edera, no? Che era aggrovigliata a una grande quercia secolare, perché per arrivare a quelle dimensioni ci vuole un centinaio e più di anni. Io l'ho presa con l'ausilio vero di questa gente che stava lavorando, gli ho detto me la date che io gli ridò la vita. Thank you.
Balducci, a questa natura morta, morta perché l'uomo l'ha tagliata, lei dà la vita. Perché? Perché anzitutto credo nella vita e poi mi addolora vedere distruggere. Ora, questa necessità, vero, di realizzare quella pianta, farla ritornare in sé. Possibilmente farla ritornare in sé. Come ha iniziato Balducci? Ma ho iniziato nel 1960. Io non ho nessun titolo, ho fatto la quinta elementare, una famiglia numerosissima, economicamente a zero. E poi questo mestiere che magari facevo non era sufficiente. A un certo momento mi sono accorto di iniziare a scolpire un tronchetto di legno di quercia. E da lì nate delle figure. Però devo dire la verità, non c'avevo attrezzi. Qualche scalpello, una roba vecchia, e era il mio 160. Poi sono stato notato da una signora milanese, una nobile signora decaduta, che un amico gli fece vedere queste cose che facevo io e disse che era qualcosa molto interessante. Questo è un po' l'inizio. Io vado in campagna, vado in montagna. Se trovo la pietra che mi interessa, la piglio, perché c'è sempre già insito nella pietra un motivo che a me mi colpisce. La pietra è fredda, però è anche ricordi tristi miei che me li porto da quando sono nato, perché sono cresciuto anche con le botte io. Il legno è più caldo, è la materia che mi gusta di più, anche perché riesco molto bene. La pietra è molto più fredda e di conseguenza il soggetto è sempre più singolo, qui c'è più coralità sul legno, si può fare tante cose. Se ci riesco non lo so. Graziolina Rotunno, modenese di nascita e romana di adozione, sembra essere stata da sempre pittrice. Anche allora, quando non si serviva di pennelli e di tele e usava i mezzi del cinema che era la sua occupazione, anche allora, dicevamo, dipingeva i suoi paesaggi da documentarista. La pittura naïve è la passione che nacque in lei forse intorno agli anni 60, quando insieme a suo marito, operatore di Fellini, il famoso Rotunno, durante la lavorazione di un film in Jugoslavia, visitò i luoghi del grande naïf Ivan Generalic. A differenza di molti altri pittori naïf, Graziolina Rotunno è nata come pittrice con la voglia di riuscire a conservare i momenti di poesia senza intenti meramente evocativi. Essa non si serve pretestualmente dei colori e delle forme con uno scopo descrittivo, ma per svolgere una tematica di contenuti interna alla pittura. È pittrice, insomma, nel senso più vero del termine, nel concetto antico. I colori della tonalità oro vecchio danno un significato particolare alla pittura della Rotunno.
I suoi campi di grano già raccolto, le vendemmie o le semine, sono sempre colorate con i colori dell'oro vecchio, come se Graziolina Rotunno volesse dichiarare vale oro quel campo di grano, quel vigneto o quella collina delle sue memorie pittoriche. La sua capacità di rendere le atmosfere, di evocare climi e sensazioni, l'essenza rustica della sua tecnica pittorica, che tanto s'accorda con temi prediletti, sono qualità che la distinguono per l'esito stilistico inconfondibile. E la struttura e la sintesi delle sue composizioni sono così personali ed uniche da giustificare ampiamente la scelta letteratura di cui l'arte di Graziolina Rotunno, emiliana trapiantata a Roma, è stata occasione. Siamo a Gualtieri, città di Ligabue, davanti alla casa di uno dei suoi ultimi autisti, che è Sergio Terzi, detto Nerone, anche lui pittore e scultore naif. Sentiamo la sua storia. Ma io ho iniziato a dipingere a 33 anni, che ero sul balcone di casa, li vedevo mio figlio che giocava con i pezzi di cartone. Allora ho provato così, prendevo mai i pennarelli, ma tutti mi sbeffeggiavano, mi ridevano dietro, no? E ho detto, vi farò vedere io fra qualche anno. E ho incominciato così per scherzo, dopo, come tutte le cose, ti si va dentro. E nel periodo più brutto della mia vita, perché ho fatto tanti di quei mestieri, ho avuto un nightclub, ho fatto il falegname, dopo c'è stato un incendio nella chiesa lì di San Martino e lì è nato il nome Nerone, che nobilito nei miei quadri, no? Non è che mi sia messo io il nome Nerone, sono stati gli altri, perché c'è stato questo incendio, la gente maliziosa del paese subito ha affibbiato questo nome. E ecco perché mi firmo anche Nerone. Così i primi tentativi mandai alla mostra di Luzzara, la mostra nazionale, 3 quadri sono stati accettati, poi dopo feci il ritratto a Papa Cervi, quello che hanno ucciso i 7 figli, vinsi la Coppa d'Oro Antonio Ligabue. Così l'aiolo, guardando su un giornale, vide questo quadro dove sono stato premiato. Questo subito mi ha detto, io sono un astemio e tu devi guarire dall'alcol, perché io ero alcolizzato, insomma, non ho nessuna vergogna. Vedendo questo uomo così serio, che mai il padre è mancato, e questo uomo mi dava il senso di avere davanti un padre, io ho incominciato ad ascoltare queste voci così sensate, no? E tra lui e il nonno avevo questi due personaggi che avevo a che fare, il tornaconto, devo fare questo, devo essere qualcuno domani per mio nonno e per l'aiolo, per questa gente che ha creduto in me, come De Grada, Mario De Micheli, Zavattini, Pellegrini, Renzo Margonari. E lì ho incominciato la strada proprio, diciamo così, della redenzione, se esiste la redenzione. Poi incominciamo a dipingere la Via Crucis degli Ubriachi come liberazione, per vomitare sulle tele tutto il veleno che avevo dentro, no? Il mostro che volevo esorcizzare. Poi ho incominciato il ciclo dei vecchi e i bambini, perché i vecchi mi ricordavano i miei nonni, i bambini i miei fratelli piccoli. Poi il circo è questo, è l'unica famiglia che tuttora è ancora unita. E adesso è in ultimo i santi, perché è un periodo brutto, che ho avuto malattie, devo fare operazioni in mezzo ai medici, e vedo questi santi che possono essere operai o contadini o anche ladroni buoni.
No, ma io Ligabue ho conosciuto che ero un giovanotto, io ho 19 anni e mi l'ho fatto un po' da autista, andavo a sostituire un altro suo autista che non andavano d'accordo, ma soltanto più tardi io ho incominciato, dopo 12 anni dalla sua morte. Certo che quando mi tornava alla mente un pittore pensavo a Van Gogh, a Ligabue, questi pittori forti di colore, forti di materia, queste forze della natura che non succedono tutti i giorni. A me il pittore accademico non mi interessa, lo studio preparatorio, il disegno, la preparazione nelle cose. Io sono curioso nella curiosità, mi piacciono quegli istintivi, quella gente che ha qualche cosa da dire e che lo dicono così d'impeto. La storia di Nerone Pittore viene ricordata da Sergio Negri, che è anche un amico del pittore. Nerone Pittore, io conosco Nerone già da diversi anni. Penso che come artista si stia, immettendo nella strada giusta. Nerone è un artista, un uomo che ha sofferto tanto nella vita e che probabilmente ancora adesso soffre interiormente, ha delle sue angosce, dei suoi tormenti, che si riporta appresso da anni, ma che riesce però a sviscerarli con questo tipo di pittura che fa, violento. Perché non è facile che un artista naif, o anche lì non sono tanto d'accordo sul naif con Nerone, perché è un ragazzo che cerca di documentarsi, di informarsi, studia, guarda, consulta e non è facile, dicevo prima, riuscire a trasmettere questo dramma che lui vive, che ha vissuto, ma che probabilmente continua a trascinarsi a vivere interiormente, questa angoscia che si è portato da tanti anni, trasmetterla nel quadro. I suoi quadri non sono quadri decorativi, sono quadri che colpiscono e che ti smuovono di dentro. Vuol dire che lui è riuscito a trasmettere. Certo che i colori, quando c'è lo scoppio dei colori, sono momenti anche drammatici. Quando uno dipinge non è che sia felicità, perché quando uno si strappa la pelle non è mai felice. Poi per me la felicità non esiste, esiste neanche l'aspirazione. Quando dico io sono un pittore che mi ci vuole aspirazione, che aspirazione? Io lavoro tutti i giorni come un operaio che va in officina, dopo c'è un giorno che lavoro più volentieri di un altro, ma per me è un lavoro, come un altro. Dopo sarà il tempo a dire se uno è artista o se ha creato dell'arte o cosa, questo non sta a me a dirlo, Mi alzo al mattino alle 4, ho i miei cani e vado dentro lì a lavorare, e quindi la mia vita la dedico al mio lavoro, perché ho questo senso di ringraziare il Padre Eterno se sono ancora qui e sono sobrio.
Nerone, scultore o pittore? Ma io alle volte mi alzo al mattino, mi piace fare una scultura, faccio una scultura. Se mi piace fare un quadro, faccio un quadro. Non so, a me piace tutte e due le cose. Però la scultura per me è un'opera più completa, c'è la tridimensione, c'è il toccare così la creta, lo spirito di creatività che nel quadro non c'è perché esistono delle pause. E quindi anche se uno parte con un pensiero e fa una cosa, già il momento che uno si sposta può cambiare subito. Invece questa è una cosa che si tocca, che si crea, che si plasma e si vede come saltano fuori, ecco. Delle volte vado sul Po, vedo una radice che il fiume trasporta e le butto a riva, io le raccolgo, poi le trasformo perché mi piace lavorare la creta ma anche togliere quello che c'è in più. Cioè la scultura ha un senso più creativo, è meno capita, l'amo di più della pittura. Questa è un po' la mia storia. E con questa singolare storia dell'uomo Sergio Terzi e del pittore Nerone, fermiamo il nostro viaggio nel pianeta naif italiano, citando delle frasi che ebbe a dire il poeta Blaise Cendrars qualche tempo prima di morire. Vorrei che vi fossero soltanto pittori della domenica e che per 100 anni ci lasciassero in pace con tutti quegli altri che ingombrano le pareti dei musei, delle collezioni, delle gallerie. Dopo 100 anni di questo regime di amabile fantasia, di amatori e d'incanto davanti alla natura, la pittura potrà forse conoscere un rinnovamento.